Avvia la registrazione ed eccoci qua signori con un nuovo video. Oggi reaction al signore Antonello e basta, che a quanto pare piace fare video. E oggi Antonello ci voleva parlare di prostituzione e io la vedo in modo un po' diverso. Vediamo quello che dice Antonello sulla prostituzione, ragazzi. Allora, signori, buonasera a tutti. Partito Buonasera anche a te, alle Antonello. 4:25 da Carsoli. Vabbè, un orario onesto, eh. Un orario da camionista, giusto? Sono le 17:17. In pratica, stamattina ho sbagliato i conti perché dissi che. Quindi il signore Antonello, al tempo di questo video, ha già fatto 12 ore di lavoro, ecco, già è un po' confuso magari, non lo Se mi fossi fermato a Carsoli alle 7:30, che poi sono arrivato alle 7:20, potevo ripartire alle 3:30, quindi alle 15:30. Invece ho sbagliato i conti. Io potevo ripartire alle 4:30. Non lo so, signore, io mi sono già perso. Non ho ben capito cosa sta succedendo, però diciamo che ha fatto delle pause buone, ha fatto. Arrivando alle Però io non 7:20. ci sto dietro perché anche io sono stanco. Dovete sapere che anche io sono rientrato ieri sera dal viaggio di linea, va bene? Quindi sono stanco. Ieri sera ho lavorato e pomeriggio ora sono stanco. Però cerchiamo di seguire il suo discorso. Alle 4:25 sono ripartito. Comunque avevo sonno stamattina, quindi ho fatto molto bene. Cioè, devo essere onesto, quando ho visto questo video qui di Antonello, mi aspettavo qualcosa di più, va bene? Mi aspettavo qualcosa di più, non mi aspettavo quello che sto per farvi vedere, va bene? Mi aspettavo molto di più e l'ho visto subito una persona pacata e intelligente, però dopo sono andato a vedere i suoi contenuti, sicuramente intelligente, sicuramente pacato, però non lo so, gli manca un po' l'esperienza della vita propria. Questa qui è una persona che ha tutta la sua vita ha lavorato e basta, va bene? Quindi di certe cose, secondo me, non è in grado di parlare di prostituzione e di quello che è la vita di strada, secondo me, non è in grado di parlare. Diciamo subito questo, così almeno tagliamo la testa al toro. Bene a fermarmi, ho dormito perché lì a Carsoli è piovuto, si stava molto bene, molto freschi, ho mangiato qualcosa. Ma dove cazzo è sto Carsoli, ragazzi? Dov'è Carsoli? A Milano, a Bari, a Cremona? Dove cazzo è Carsoli? Fammi cercare. Scusa, Fermo, Dio santo. Fammi vedere dove è Carsoli, Dio mio. Ah, all'Aquila, 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 signori. Carsoli è nell'Aquila. Molto bene. non mi sono bagnato per niente. Ho preso il caffè, mi sono lavato. Cambiato la maglia alle 4:25, via. Allora, camionisti e prostituzione. Allora, è una leggenda che ormai, ragazzi, non ha. Cioè, ma anche, vediamo anche un po' la sua macchina, no? La sua macchina è coperta di plastico, non capisco come mai. Ma magari se ce lo vuole dire qualcuno che o sta facendo un lavoro che dove si sporca, dove c'è tanta polvere, allora a lasciare gli sportelli aperti, capito? O se no io non capisco perché uno deve tenere la plastica. Cioè, un camion va usato alla fine, no? Un camion va usato alla fine, che lo devi levare la plastica. Che cazzo, te lo vuoi portare nella tomba il camion, Dio santo? Te lo vuoi portare con te nella tomba? Si usa, si rovina, dopo 20 anni si butta via, se ne compra un altro, è così. Punto. Appartiene più al mondo del camionismo questo. Ci sono dei colleghi che si fermano a prostitute, per carità, non è che sono tutti. Ecco, quando ha detto questa cosa qui, per me tornava tutto, fino qua tornava tutto, va bene? Quando dissi questa cosa qui era tutto regolare. Io la prima volta che cominciai a lavorare con Ortali, che mi licenziò nel giro di 24 ore perché non sapevo agganciare, Ortali di Parma, che fa anche le Formula 1, mi licenziò dopo 24 ore, mi mandò ad agganciare un rimorchio di Heineken pieno di birra che non sapevo fare, ma guarda, vai via, vabbè, lasciamo. Questo non è la scuola dei camionisti, questo è, devi già sapere fare il nostro lavoro per lavorare con noi. Oh, c'era un signore che faceva la Svizzera, che mi diceva, io e mia moglie ci siamo messi d'accordo così, io così, lei con la. Andiamo avanti. Santi. Ma è una leggenda che ormai non esiste più, sono molti di più gli automobilisti, almeno è quello che vedo io, perché io la notte frequentando un po' Roma vedo quello che si ferma e quello che non si ferma. Chi non si ferma è il camionista, chi si ferma. Ma io, secondo me, tanti camionisti come me, uno non ti fermi perché non c'è lo spazio dove piazzare un camion di 20 metri, secondo me, va bene? Non ti fermi, due perché magari non c'è le ore, non, capito? Non puoi fare la pausa lì, ma non perché non vuoi andare a puttare, perché con 30 euro, va bene? Cioè, non è che i camionisti sono delle persone, degli angeli, ragazzi, diciamolo pure, non sono degli angeli camionisti, sono persone normali, come tutti quanti, che hanno dei deboli, e va bene? Ma
l'automobilista. Magari dentro qualche automobile c'è. Come grazie cazzo, ma gli automobilisti sono di più dei camionisti, scusami, che discorsi fai Antonello, dai? Qualche camionista, io che ne so, io vi parlo con il camion. Però il mio pensiero è stato sempre questo. Ma non lo dico perché magari c'è qualcuno che ascolta, potrebbe ingelosirsi, tanto lo sa benissimo come la penso. Lo sa molto bene. A me la prostituzione fa schifo, è una cosa schifosa, repellente, mi ha fatto sempre schifo. E qui andiamo da qui alla fine del video, lui ripeterà sempre questa cosa qui, si vede che lui ce l'ha qua in testa, la prostituzione ce la fa, gli fa proprio schifo e ci tiene a ricordarcelo tutte le volte, e io posso essere d'accordo, però quando vedo che una persona pigia sempre sul tasto lì, se, allora vuol dire che te hai avuto un qualche tipo di trauma a fare quella cosa lì, va bene? Perché bene o male la prostituzione non deve fare schifo a nessuno, c'è e basta, non è che è una cosa che ti deve fare schifo. C'è e basta, io personalmente non penso alle cose, quello mi fa schifo, quello non mi fa schifo. A me solo la roba da mangiare, magari, se vedo, che so io, non lo so, degli scarafaggi mi fanno schifo da mangiare, ma se no, se penso a un lavoro come la prostituzione, non dico che il lavoro della prostituzione mi fa schifo. Comunque, rispetto poi il suo pensiero, ti può far schifo, perché il fatto che tu pensi alle puttane la sera che lo prendono nell'ano, ti può far schifo, capito? Quando vai a dormire e pensi a quella cosa lì. Capisco che ti possa fare schifo, ecco. Le ragazze, cosa c'entro? Io non sto parlando delle ragazze. No, col cazzo, invece devi parlare delle ragazze, va bene? Perché la prostituzione la fanno le donne, non la fanno gli uomini, va bene? È come condannare, capito, il drogato e non condannare lo spacciatore. Cioè, te non puoi giocare con i piedi in due scarpe, perché hai paura, perché ti arriva la donnetta, che so io, puttana, e ti commenta male sto al video. A te vuoi essere politicamente corretto con tutti. Oh no, cazzo! Se ti fa schifo, ti fa schifo anche chi fa la puttana. Non puoi dire da solo la colpa agli uomini. Come cazzo è sta storia qua? Che tu non puoi giocare con i piedi in due scarpe, non puoi fare la Svizzera, va bene? Se vuoi fare la Svizzera, non fai video, stai zitto e non fai video. Della prostituta in sé per sé. Io sto parlando dell'uomo che va a prostituire. È una cosa schifosa, perché il pensiero che una persona di 60. Ecco, qui lui ancora una volta dice una cosa giusta e una volta sbagliata. La cosa giusta la dice ora. 50 anni, 40 anni, debba andare a letto con una ragazza di 20 anni, pagandole. Per farsi fare un lavoro di bocca. Vabbè, quello cioè, effettivamente una persona di 60 anni che va a letto con una di 20 anni fa schifo. Quello sì, fa schifo, va bene. Ma 50-40 no, no, io non lo considero che fa schifo. Okay, che quella mentre fa quel lavoro deve pensare tu pure tu mi fai schifo. A me una cosa che mi fa ribrezzo, sono bigotto. Ma non è questione di essere bigotto, è il loro lavoro, non li obbliga nessuno a fare quella cosa lì, e quindi che ti fa ribrezzo? Cioè, tutti fanno l'amore orale, l'amore anale, va bene? Io non sono favorevole alla legalizzazione della prostituzione. E qui mi trovi d'accordo anche me. Nemmeno io non sono d'accordo con la legalizzazione della prostituzione. Sono un tradizionalista, ma il fatto che io sia tradizionalista non significa che devo essere d'accordo con te su tutti i punti, caro Antonello. Non sono favorevole alla legalizzazione delle droghe leggere, pesanti. Ma ci mancherebbe altro, ma non è che vogliamo diventare l'Olanda qui, qui è l'Italia e ci sta bene così. Qui c'è il Vaticano, la Chiesa, i cattolici, gli ortodossi. Nessuno vuole. Io perlomeno la penso come Antonello in questo caso qua. Io da ragazzino le cannette me le sono fatte, ma le ho fatte fine al 98, dal 93 al 98, poi mi avevano rotto le palle. Perché, vi spiego, io vi dico la sincera verità. Qui sulle cannette ce la siamo fatte tutta una cannetta da ragazzini, penso, e non c'è nulla da aggiungere qua. Io ho fatto le cannette insieme agli amici miei, io poi mi sono fermato alle cannette e poi mi avevano anche rotto le palle le cannette. Ma gli amici miei sono andati oltre alle cannette, io mi sono salvato. Gli amici miei, insomma, amici. Qui penso che lui si riferisca all'eroina, va bene? A quella che la buttiamo qua nel braccino è l'unica cosa, capito, che a cui posso pensare io, l'eroina. Di più non posso pensare. Ormai sono vecchi conoscenti, che mi fanno pure pena quando li vedo.
No, addirittura ora ti devi ergere al di sopra degli altri. Ognuno fa le sue scelte nella vita, Antonella, va bene? Non ti devi fare pena delle persone, di chi lavora per strada, di chi si droga, cioè non ti devi fare pena. Ognuno fa le sue scelte nella vita, no, caro Sono Antonella? andati oltre, quindi io credo di essermi salvato. Ma guarda, guarda, che tu ti sia salvato non lo so, cioè, parliamone, che ti sia salvato. Sì, ti sei salvato magari dalla droga, ma, cioè, non mi sembra, cioè, che tu sia arrivato, insomma, il presidente dell'Italia, insomma, non mi sembra che sei valutato, sei un camionista come tutti, quindi ti sei salvato, non è che hai avuto una grande carriera, ecco, cioè, sei un camionista come noi, come tutti quanti, quindi, cioè. Salvato e gli altri poverini, io non dico neanche più poverini perché è una vita che hanno scelto. Cioè, ma accontentarsi di una vita normale, no? Non ti puoi ergere al di sopra degli altri perché ti sei salvato, fra parentesi. Cioè, non hai fatto nulla di monumentale, non hai costruito una chiesa, non hai fatto niente di che, quindi non vedo perché tu ti debba considerare al di sopra degli altri, ecco. Perché ti sei salvato, Quindi, come è successo ai miei amici, così potrebbe succedere ai ragazzi che oggi si fanno le cannette. Quindi io non sono favorevole Ma neanche alla. ragazzi, se uno si fa, per me, se uno si fa una cannetta, va bene, o si fuma una sigaretta, no, no, non significa che automaticamente quello da grande sarà un drogato, va bene? Quelle sono fasi della vita, cui uno passa e va avanti. Poi c'è chi continua a fumarsi le cannette anche a 30-40 anni, va bene, e magari non fuma le sigarette, e c'è chi smette, ma quelle sono scelte. Io non penso che una canna ti può portare alla rovina, non penso. Legalizzazione della droga, delle droghe leggere. Poi ultimamente sto vedendo un'altra volta le siringhe per strada, qua sta uscendo un'altra volta l'eroina. Sinceramente qua a Luca io conosco solo un mio amico che sta lasciando le palle, sta impazzendo per via dell'eroina. Qua a Luca non ne abbiamo di questi problemi qua. Non ho mai visto io una siringa per strada qua a Luca, però probabilmente a Carsoli o nell'Aquila dove abita lui c'è più, diciamo così. Insomma, poi Luca è anche una città abbastanza controllata, diciamocela tutta. A Luca non è che puoi fare cazzo che ti pare, non è una città qualunque Luca. L'eroina di moda, cioè io posso capire gli anni 80, c'era disinformazione, anni 70, anni 80, io mi ricordo da ragazzino gli zombie per strada. Consiglio personale ad Antonello: Antonello, smettila di registrare e di guidare. Smettila, per carità di Dio, smettila. Uno, perché l'audio fa schifo e non fa iscritti. Due, perché è pericoloso. Cioè, io ragazzi, ho smesso di fare quella cosa lì perché non facevo visualizzazioni. Capite? Io non facevo visualizzazioni perché vengono video di merda. Quando tu devi pensare alla strada e a narrare una storia, a raccontare una storia, ti vengono fuori dei video di merda essenzialmente, va bene? Fanno schifo, perché l'audio fa schifo, gracchia tutto, perché sente il rumore di fuori, ti sta cercando di parlare, sta cercando di aggiustare la fotocamera, insomma. Antonello, smettila di fare queste cose, va bene? Ma più che altro per il bene dei tuoi video, non per il bene tuo, capito? Per il bene dei tuoi video, se vuoi fare iscritti. Qua siamo nel 2023, ancora queste rovine. Comunque, lasciamo stare la droga. Come? Allora, vi stavo a dire, ci sono colleghi che ci vanno a prostitute, ma sono molti di più gli automobilisti. Come ci sono colleghi che vanno con gli uomini, in poche parole, i gay che trovi per strada. Io mi ricordo tanti anni fa, nel parcheggio lì, che una sola volta mi fermai e non mi fermai mai più. Era un parcheggio fra Reggio Emilia e Modena, sulla 1, in direzione sud, dove c'è un missile, un aeroplano. Io adesso non mi ricordo se era fra Reggio Emilia e Modena. Ragazzi, se qualcuno volesse commentare e sa dove è questo parcheggio, c'era un missile. Sì, era un missile rosso, io non so, io ormai sono anni che non frequento più quelle strade, quindi. Oppure quando i gay si mettono. Sì, vabbè, ma lo sappiamo, ci stanno questi parcheggi qui perché sono persone malate, perché sono malate, va bene, e vengono e fanno i guardoni, e vogliono che ti fanno loro una sega, che ti fanno un pompino loro e ti pagano addirittura, capito? Quindi a me è successo, sapete bene il video che ho postato, che è andato virale, ha fatto 9.000 likes, c'era questo qui che mi stava filmando e registrando mentre stavo facendo la doccia, e dopo che ho postato il video è andato virale perché appunto dietro di me, mentre io re mi registravo me stesso, quello registrava me mentre mi registravo che facevo la doccia, va bene? Quindi l'ho trovato sul mio canale TikTok, ragazzi. Il video lì che è andato virale ha fatto 10.000 like e intorno alle 300.000 visualizzazioni. Ce l'ho pinnato in alto nell'account TikTok e proprio accanto all'intervista di Andrea e di Tiffany. Mettono avanti con la macchina e frenano, che ti vogliono far capire. Ci sono molti.
molti colleghi che ci vanno e ci vanno. Cioè, va detta la verità, ragazzi, i trans sono pure persone arroganti a tratti, va bene? Volgari, non è come noi che ci proviamo con le donne, okay? Loro, i trans, sono pure volgari, va bene? Fa pure schifo. Sono persone volgari, che non è che se ci provano con te ci provano in maniera pacata, no. Io lo sto provando ora, va bene? Appena che carico un video, che si vede qualcosa, un po' di ciccia, è subito ad attaccare lì, subito. Vabbè, avete capito. Poi il pensiero di andare con il camion, con una ragazza 20-25 anni, quello che è tutto sporco di lavoro, a me fa schifo. Ma ti Comunque fa, vedi? la prostituzione in sé per sé. Antonello, ma te ti fai troppe seghe mentali, Antonello, ma Antonello, ti fai troppe seghe mentali. Noi siamo persone, siamo uomini semplici. A me fa schifo. Cioè, Antonello, per me la stai prendendo troppo sul personale, va bene? Chi va a donne, a puttane, a bagasce, il 99% lo fa per divertirsi, lo fa per, capito, per sport, non va lì con l'intenzione, ora faccio l'amore con questa, ora glielo metto, li faccio. Non lo so, se non ci sei mai stato, non hai mai avuto una ginga di amici che c'è stato, mi sembra, stai sparando un po' dei giudizi, buttarti lì a caso e basta, senza un po' di esperienza, senza niente. Te dici la tua così, ma co come ti sembra a te che dovrebbe essere? Capito? Una roba che non sai com'è. Ascolta, sa benissimo come la penso e niente, era giusto per dire la mia opinione sulla prostituzione. Per me, io non sono favorevole alla legalizzazione della prostituzione. Ma qui l'ho detto prima, anche io sono d'accordo con te su questo punto, quindi anche io non sono favorevole. Legalizzazione delle droghe, sono bigotto. Sono bigotto, Ma non dai. è questione di essere bigotti, è questione di essere tradizionalisti, punto e basta. Perché poi, se tu legalizzi la prostituzione, legalizzi quello, poi hai anche un turismo di un certo tipo, va bene? Perdi il turismo, quello vero e proprio, e ti vai a incontrare del turismo di ragazzini giovani che pisciano per le strade, che cagano, che si drogano, che fanno queste robe qua, poi vanno via nel loro paese e lasciano la merda qua, va bene? Va bene? Questa è la mia opinione sulla prostituzione ed è una leggenda che ormai non esiste più. Poi chi ci vuole andare a mignotte, chi non ci vuole andare, facesse quello che vuole. Tanto io sono di destra, Cioè, ma sono come Porro, sono un... io fortunatamente sono uno di quelli che non ha bisogno, va bene? Perché torno a casa spesso, perché tanti motivi, non ne ho bisogno. Ci sono colleghi che ne hanno bisogno, sicuramente che fanno l'internazionale, fanno viaggi lunghi, tornano a casa una volta ogni 2 mesi, e penso che è una cosa fisiologica, ragazzi. Cioè, scopare una donna per rimanere con la mente sana, per me è una cosa fisiologica, è una cosa normale scopare, va bene? È ovvio che se non c'è la tua moglie accanto a te, in qualche modo devi fare, va bene? Per rimanere sano di cervello. Io la vedo così, la leggo così. C'è gente che ne ha bisogno, per forza, gente che va via per 2 mesi, ne ha bisogno, non puoi stare dei mesi senza una donna, va bene? Almeno che tu non sia incarcerato da qualche parte. E poi c'è chi lo fa per sport, per divertimento, i ragazzini che vanno a sverginarsi, va bene? C'è chi va a fare il festino a casa sua, c'è chi fa il festino, le robe, e allora mi sembra giusto chi fa queste cose qua lo fanno per divertirsi. Però sì, chi ci va così perché non è in grado di trovarsi una donna, cioè fa un po' schifo lui come persona, ma non la prostituzione, va bene? Cioè, se te non sei in grado di trovare una donna, fai un po' schifo te come uomo, cioè, quello sì, ti può stare d'accordo, ma non la prostituzione in sé per sé, ecco. facessero quello che vogliono. Però la mia opinione è questa: a me la prostituzione fa schifo, ma non le ragazze, me lo ripeto. No, qui un'altra volta voglio giocare la Svizzera, che non dà la colpa alle ragazze, ma agli uomini. Ma le ragazze sono anche loro colpevoli in equal misura. Tu te l'hai detto, quando dici delle cose, Antonello, ti devi prendere le responsabilità. Non funziona che te butti una pietra, ma quello che ha buttato la pietra non ha, capito, non ha torto. Cioè, scusami, allora chi spaccia la droga? Allora diamo la colpa ai drogati, non diamo la droga agli spacciatori a questo punto qua. Diamo la droga agli spacciatori a questo punto qua. Cioè, se devi dire una cosa, la devi dire fino in fondo, non ti puoi fermare a metà strada perché se no poi le persone ti danno, come si chiama, del bigotto. Non è così. Perché magari quelle sono anche sfruttate. È l'uomo che va a prostitute, il cliente. Magari sono, come ho detto 2 secondi fa, sono anche ragazze sfruttate e che quei soldi non vanno neanche a loro, poverine, e vengono imprigionate. Quindi. Addirittura imprigionati, dai, la maggior parte, il 99,9% lo fanno di libera scelta, non diciamo stronzate, dai. E che cazzo?
Sarà l'1% che fa parte del traffico di carne in quella Europa, dalla mafia albanese, mafia rumena, mafia italiana, che li portano qui, li picchiano, li levano i documenti, ma quello è l'1%. Non puoi dire il 99% della popolazione che fa prostituzione, te non la puoi paragonare all'altro 1% o dire che qualcuno le picchia, ma che sta cazzo è di? Voi chi ci va state a campare al pappone. La figura del papone ora qui, lui sta dicendo una miriade di stronzate una dietro quell'altra. Ragazzi, la figura del papone è semplice. Il pappone divide 50 e 50 con la prostituta, va bene? La prostituta lavora anche per il pappone, però lavora per il pappone per avere la protezione del pappone, signori. Avete presente la rumena Raluca che le hanno tagliato la gola 2 anni fa lì nel Veneto? Era di qua di Luca, era una nostra amica. Lei se avesse avuto il pappone, quella cosa lì non sarebbe mai successa, va bene? Non sarebbe mai successa, nessuno avrebbe mai. Quante puttane sono morte perché il mostro di Firenze che ammazzava le puttane? Perché non avevano il pappone, perché se hai un pappone che ti protegge, che ti sta con gli occhi addosso, e vedrai non ti ammazza nessuno, va bene? I papponi, anche se si assorbono metà dei soldi, servono per garantire la protezione delle strade, servono per garantire, diciamo così, un lavoro più pulito possibile. Poi è chiaro, ci sono papponi e papponi, va bene, ci sono i papponi quelli vecchio stampo che fanno le cose come si devono, va bene, e ci sono i papponi di oggigiorno che sono dei drogati, degli handicappati, però in sintesi il pappone serve a garantire protezione alla prostituta, anche se la prostituta non lo vuole, però serve, è una cosa serve, nessuno vuole l'assicurazione alla macchina, però cazzo lo facciamo un incidente ogni tanto, no? Io mi aiuto a campare e di questo ne vado orgoglioso. Va Quello per bene? carità di Dio, nemmeno io li do a campare, ma dire una cosa perché tu non li dai da campare non giustifica niente, caro Antonello, capito? Il discorso non è come lo dici te il discorso. Ciao a tutti e non Ciao a andate a tutti. puttane, sono povere ragazze. Ma loro vogliono che tu ci vai da loro, cazzo Antonello, porca troia, allora non hai capito allora. Loro vogliono che vai da loro, hanno bisogno di te, capito? Lo fanno perché non sanno fare altro, perché sono obbligati, ma anche per libera scelta. Insomma, loro vogliono prendere il tuo pisello, Antonello. Cazzo, ti auguro io, vai almeno una volta nella tua vita a non morire così, cazzo. Vai una volta a Done, dai. Se non ci fossero i clienti non ci sarebbe neanche la prostituzione. Vabbè, allora ammazziamo tutti gli uomini, ragazzi. Cazzo vi devo dire? Se non ci fossero i clienti. Fantastico, per la disagiozza, me la devo scrivere questa. Ciao a tutti. Ciao Antonello, stai bene. La destra dice di chiudere la frontiera. Non è così che combatterete la mala. Date i consigli di quello che dobbiamo fare. Voglio vederti vivere come me e dopo parlare. Sono di tutto per approfittare. Approfitto e morsi ma di decine aree. Anche se i detenuti li mandate indietro, crescerà la rabbia per le strade, questo è certo. E quando il figlio crescerà e gli chiederà perché ti comporti così, papà, smetterà, se ne menterà, sta rassa e rassa, il sangue non è acqua.